E da quanto aspetti? Poco, pochissimo, qualche minuto. Fa 5 minuti. Posso chiedere la classe d'età? 44. È stato facile prenotarsi? Facilissimo. Anzi, se sta mio figlio ha prenotato per me. Che cosa rappresenta per lei il vaccino? Insomma, era ora. Nessuna coda al punto vaccino in fiera all'ora di pranzo di sabato, dopo un venerdì di lunghe file. Aver incrementato il personale ha avuto subito effetto. Tra i volontari anche tre primari dell'azienda ospedaliera che vogliono rimanere anonimi. Un procedimento ordinato e puntuale in tutte le sue fasi, con il momento più delicato, quello dell'anamnesi, in cui per le persone anziane si deve scegliere se è adeguato il vaccino AstraZeneca o Pfizer. 6.500 vaccini al giorno, ma poche reazioni avverse. La reazione più immediata noi la chiamiamo reazione d'ansia, nel senso che è descritta, lo sappiamo, è sempre esistita, è anche comprensibile perché comunque insomma viene fatta un'iniezione, tante persone non sopportano l'ago, magari te lo dicono prima, la maggior parte delle persone per esempio che ci dicono ma io quando faccio il prelievo di sangue svengo. Bene, noi lo mettiamo in una bella stanzetta, disteso, tranquillo, sta là una mezz'oretta, non succede niente e si chiamano proprio delle crisi d'ansia. Vere e proprie reazioni allergiche, abbiamo avuto qualche orticaria. Però insomma con un po', ne ho avuto tre fino adesso, però con un po' di cortisone e antistaminico si sono risolte senza nessun problema. Non abbiamo mai avuto shock anafilattico, non abbiamo mai avuto reazioni importanti, però è vero qualche orticaria l'abbiamo avuto che però con i farmaci è rientrata subito. Sapevamo già che poteva succedere, avevamo già dei piani, ovviamente con questo tipo di pandemia così elevata cioè abbiamo dovuto adattarli e quindi ampliarli. Quindi lei mi sta dicendo che poteva andare peggio? No, non è che poteva andare peggio, nel senso che insomma, sapevamo che prima o dopo poteva succedere, ecco. Peggio non lo so dire, però sapevamo che poteva succedere, quindi la sanità pubblica era in parte preparata ad affrontare questo tipo di pandemia. Ha paura, è contenta? No, c'ho una cosa, però non ho tanta paura, no. Ne ho fatto di peggio di cose. Insegnante? Sì. Quindi con AstraZeneca si fida? Certo, ci mancherebbe, bisogna dare anche il buon esempio. Da quanto attende? Pochissimo, saranno 10 minuti. È stato facile prenotare? Sì, per me sì. Dato che è insegnante, si dice che dopo Pasqua, anche se è zona rossa, comunque le primarie, l'infanzia, la prima media saranno riaperte. Secondo lei a scuola si può andare in sicurezza? La scuola è sicura, diciamo che è il trasporto quello che secondo me condiziona la sicurezza.